Zoppitelli Orlando, nato il 1° marzo 1941. Sono nato da una famiglia che aveva 5 fratelli. Praticamente abbiamo fatto questo lavoro dalla nascita, perché il babbo mio era andato in guerra, tornato, non ha avuto lavoro, se l'ha inventato da solo, si è inventato questo tipo di lavoro. Eravamo 5 fratelli, siamo messi a lavorare tutti con i telai. Una volta si lavorava con i telai, quindi ogni telaio occupava 2-3 persone. E si lavorava molto per le fornace dei laterizi, perché quando uscivano i mattoni dalle fornace erano molli, quindi avevano bisogno di queste coperture fatte di cannici così, di cannine. E quindi qui era il mese di marzo, in questo mese qua c'era una fila di fornaciai, come per esempio Galletti, Toppetti, Tini, tutti questi fornaciai dell'Umbria erano tutti qui a quel periodo, quindi si lavorava molto. E quindi anche io, che ero un bambino, si utilizzava, perché i telai erano composti da 2 persone adulte e uno piccolo, bastava un piccolo per... Tanto per raccontarti una cosa, la mamma mia mi aveva promesso che io mi dovevo alzare la mattina presto, verso le 4 del mattino, perché il giorno dopo si doveva vendere il lavoro. Quindi mi faceva le coccole, mi ricordo, ero 4-5 anni, e quindi mi portava sul sedione con la coperta per girare una manovella, tutto. E quindi mi aveva promesso che quando aveva venduto il lavoro mi avrebbe fatto un vestitino nuovo. Allora il lavoro l'ha venduto, ma il vestitino non l'ha fatto, no? Allora ho ripetuto questa parola, che sul paese me lo dicono sempre: ho girato il vestitino non me l'ha fatto. Cioè, se tu pensi bene, la R, non la dicevo, quindi l'età era sui 4-5. Questo accoglieva dal 15 luglio al 15 agosto, soltanto per quanto riguarda la piuma, la scopetta. Da settembre a novembre usciva questa piuma. Questa piuma serviva per i materassi. Dopodiché usciva tutto lo stello per fare le cannici, perché si va da dicembre a marzo, cioè tutto l'anno era occupato per questo tipo di lavoro. È veramente cambiato, che non nasce più la cannina. Qualcuno dice perché l'abbiamo mietuta, no? Non perché abbiamo mietuto sempre la cannina, più ne mieteva più nasceva, cioè come una fioritura, non è quello il discorso, questo non lo so, perché è successo non lo so. Soltanto che non c'è più, ci avevamo le rane, che noi sul paese, San Savino si chiamava San Savino Granocchia, tu non dormivi la notte dal gracilare delle rane, non ci sono più. C'erano le ninfee, i fiori, era pieno di fiori di ninfee, non ci sono più. Noi si scendeva sul lago per bere con la mano l'acqua, questo non è più possibile. C'erano le piene delle lumachelle, del tipo di lumachelle che io l'ho messa di lì per farle vedere, qualcuno ne ritrova. Come muovevi la barca, un rumore, da quanti ce n'erano, non ci sono più. Le sanguisughe non ci sono più. E dopo c'era quell'altro animale che io non mi ricordo il nome, come una lucertola che sta sull'acqua. Non c'è più. C'erano i granchi, non ci sono più. Cioè, io questo non lo so, il motivo non lo so. Purtroppo non abbiamo nemmeno le fabbriche sul lago, quindi non credo che sia un inquinamento chimico. Non credo. Dal 2000 in avanti, insomma, sono 20 anni che sempre meno, sempre meno. Io, a dire la verità, sono innamorato di questo lavoro, perché l'ho fatto sempre da piccolo e mi piace farlo, ma purtroppo, a parte l'età, ma devo anche chiudere da qua per quanto riguarda la materia prima. C'è niente da fare. Purtroppo questo lavoro va in declino per quanto riguarda il lavoro del lago, delle paludi. La gente vuole, lo so, purtroppo io, se c'avevo la canna del lago, costava la metà di meno, lavoravo meno, che è più leggera la roba. E poi guadagnavi un po' più.
Te immagina, il mio babbo era un artigiano, c'aveva qui i più grossi fornaciai dell'Umbria, che piangevano e che volevano il lavoro, perché se non avevano questo materiale non potevano sfornare. Era un pianto, fra tutti i fornaciai, le conosco, ero ragazzi, le conosco a uno, non ha fatto una lira. Quello è l'artigiano. Il commercio purtroppo è diverso. Io te lo sto dicendo, te lo do così, lo vuoi? Dopo aprilo, vede un po' se dopo tu hai rotto e fa come ti pare. L'artigiano c'è un'altra mentalità. L'artigiano ti consegna un oggetto con la garanzia. Cioè io sono sempre responsabile del lavoro che ti ho fatto. Il commercio è diverso, capito? Non è mai responsabile il commercio, sono due categorie molto diverse. Io ho la mentalità dell'artigiano, io non sarei capace di darti una cosa che non te la garantisco. È diverso, che ne so, il commercio è diverso, per fare il commercio deve essere cattivo, deve essere rudero, deve essere simpatico, devi avere tutte le categorie. Della forma del mondo. L'artigiano è un'altra cosa. L'artigiano io la vedo così, purtroppo sono nato così. Posso farci altro.